5, 4, 3, 2, 1, 0. Questo è un sito che non ha bisogno di grandi presentazioni, viene dall'Università di Oxford, è il momento di Luciano Floridi. Perché mi abbiano invitato a scusare il contatore, quindi se qualcosa di questo è un po' noiosetto, ecco, lo fa vedere con filosofia. Adesso, più seriamente, che ci fa la filosofia in tutto questo? Ma prima di capire il tema della giornata, o meglio della serata, considerate che il filosofo, o per fortuna in questi tempi anche la filosofa, in genere è un po' un hacker delle idee. E non lo dico soltanto che l'ho già scritto tempo fa. Cioè, tu hai delle idee che puoi modificare, puoi cambiare. C'è una cosa che si chiama kratos, c'è un'altra cosa che si chiama demos. Non sarà mica che magari demos e kratos stanno bene insieme, non possiamo costruire questa cosa demos, kratos, democrazia. Ecco, è da tempo che noi facciamo un po' di aggancio delle idee. In tempo passato io ho descritto la filosofia, non quella che facciamo al liceo, come conceptual design. Cioè l'idea che sia in realtà un modo per costruire, gestire, masticare idee, mettendo insieme nuove forme. Allora, quando ho ricevuto l'invito, ci siamo messi un po' d'accordo, ma allora che facciamo un po' filosofico oggi? Ecco, ma perché Sven, la domanda che viene naturale è, ma come si fa ad avere un po' di idee? Ecco, per i prossimi 12 minuti vi faccio vedere quanto sia difficile rispondere a quella domanda. Allora, una prima premessa, ho le slide fatte in inglese, però come avete capito che presentare questa cosa in inglese sarebbe un po' da parte mia di soffrire una strana. Volevo fare un momento aperto su. Allora, il digital clipboard, il digitale ha fatto questa cosa meravigliosa che oggi abbiamo visto benissimo. Scolla e incolla cose che noi in passato non pensavamo né incollare né scollare. Dice, ma allora in che senso l'abbiamo visto? Ad esempio, incolla un atto a un essere umano che oggi è socio, vi faccio per vedere, come sfonda sulla relazione precedente. Ma se in passato non sembrava normale. Oh, in questo capo di paese del mondo, perché oggi parliamo così tanto di design? Ma perché immaginate, se io metto insieme tanti pezzi, li scopro e li incollo, la fase successiva è che ci faccio? Allora non è strano che poi vai al supermercato dove ci sono tanti pezzi diversi e viene voglia di mettere insieme in maniera diversa. Allora, oggi l'innovazione di cui parliamo tanto è soprattutto design. Magari hai scoperto la mente, magari hai inventato la ruota, queste sono forme di innovazione, assolutamente continuiamo a farle, ma oggi vedete la gamma dello scalpello dell'innovazione e tutte queste tre cose è soprattutto design. Non è un caso che quando potrai vedere dove l'hanno fatto, ma l'hanno design in California. Allora, il design è quello che oggi fa la cultura del cartellino. Il digitale ci sgrandola un po' il mondo. Come disegniamo il digitale con quei prodotti è essenziale. E per mettere insieme le cose con un po' di buone idee, io come faccio a farmi una buona idea? Allora, questo qui, se non ci siete stati, è la sala di filosofi che fa i musei. Che cos'è che hanno in comune questi filosofi? La barba. Ma sono tutti barbuti. Allora, tu la mattina stai con la barba e ti hai un'idea. Ecco, questa è un po' una cosa antica. Non è proprio così, è più complicato. Non basta farsi la barba la mattina, o magari fare qualche altra cosa, perché qui sei molto gentile, ti muovi. Per farsi una qualità non è tanto facile. È facilissimo farsi venire quelle cattive. Ma quelle che poi sopra di tutti. Infatti, c'è un certo genere di politici che sono specialisti in questi incubi, cioè sono attenti, cattive idee, magari hanno mangiato male. Allora, le idee sono buone, quindi è facile procurarsene. Ma le buone idee sono bisogni. Non è che la mattina ti svegli e dici, ok, io domani mi faccio questo sogno, mi è piaciuto tantissimo, adesso mi programmo, perché lo so, la mia. No, in realtà, tu
Insomma, speri di ritorno. Ma proprio da lì non sono in carità e non sappiamo come procurarci. Ma ci sarà un modo per attirare le idee, per farle venire con noi. Insomma, per essere un po' gentili. Ecco, c'è un modo, parlando di sogni di incubi, che sicuramente non funziona, fanno dormire la ragione. Questa frase famosa, il sogno della ragione, genera mostri, lo sappiamo tutti. Beh, allora, basta la veglia della ragione, quindi stare un po' attenti, adesso qui ci penso. Io ricordo a tempi al liceo, quando la solita battuta era adesso faccio l'intelligente, ecco, forse posso andare ancora, ma fare l'intelligente non è la stessa cosa. La veglia di ragione è necessaria, ma non è sufficiente per quello che volete, ci vuole qualcos'altro, cioè deve stare un po' lì così. E che altro serve per farsi dire poi? Questa cosa io la sento particolarmente perché ogni tanto, una parola, userò un pseudonimo. C'è una zia, ogni tanto, la ragazza, quasi tutte le volte che mi incontra, Ma che fai? E vai a spiegare alla zia che ci penso. Non è sufficiente. La zia qualcosa deve diventare. Allora la domanda esattamente. Ma che fai? La risposta con la madre è sì, non è vero, insomma, la domanda è solo così, lei la zia si mette in piedi per fare domande. Guarda, zia, io ci penso sopra. Perché c'è di stare un po' sveglio, ma non è sufficiente. La fortuna io sono solamente preparata, però no? Ti ripeto già ritirando la posterna, 54 anni, allora, come dicevano i nostri studenti sulla Oxford, quando la fortuna passa, fatti trovare la schiena lì o al laboratorio. Non è che la fortuna passa, quindi che, come dire, stava lì per caso. Allora questo è già un po' preparato, sto sveglio, cerco di farmi la mia buona idea, se sono un uomo faccio la barba, magari faccio la cena, se una donna sono un ministrato. Aspetto che da qualche parte di un'inversione anche a siede con il segno così capiscente e mi preparo. E come mi preparo per farmi un lavoro? Ho ragazzi, tanto questo sono le buone idee, poi ho visto quante invenzioni, ho scoperto quante cose bellissime, ma per avere le buone idee per far atterrare dell'attrezzo di sul mare, c'è cioè, no? E come mi fanno a farle vedere queste cose? Allora, ecco, le buone idee incontrano i bisogni. Si possono evitare. E così si fa, perché gli incubi vengono da soli, basta mangiare un po' così. Le buone idee sono un po' come i sogni, non li puoi programmare, non è che dici una mattina, mi alzo alle 8 e verso le 7 e mezza faccio un pezzo. Detto questo non sono proprio soltanto i sogni, le buone idee le puoi anche un po' gentilmente farle venire a casa, farle la porta, preparando, sveglio, non dormire, giusto. E che significa guidare le buone idee? Ecco, un'analogia qui per i prossimi minuti, siamo quasi, è quella della bellissima. Immaginate, la bellissima, con pazienza, stare svegli, svegli, e aspetti l'idea a pochi. Beh, ci vuole anzitutto, no, che ci vanno tutti ricordati preparati, in laboratorio, avendo studiato, insomma, cominciando in zona ad agitarsi verso quei pesci che sono le buone idee. Allora ti metti lì a pescare le buone idee, con pazienza, pesca giusto, l'anno giusto. Regola numero uno. Ti devi posizionare dal lato giusto di ognuno. È possibile che tu vai a pescare le idee dove non ci sono. Le idee non pescare dove, grosso modo, pensi che qualcosa ha il senso, quindi pescare. Pazienza, preparazione, eccetera, magari idee a poco. Allora, posizionarsi dal lato giusto del mondo significa sforzarsi costantemente di farsi usare domande. Ora, un paio di domande che se le fai da solo, è difficile farsi domande difficili. Invece, se le fai un'altra più facile, allora, notoriamente, adesso appunto l'istituto, eccetera, dice che il lavoro di gruppo perché si fanno domande gli uni agli altri, questa è una cosa buona. È come se tu ti dicessi, guarda che hai pescato qui, hai pescato lì. Cioè non ci ho pensato, visto questa domanda non era fatta solo, ma vai dal lato giusto dell'ignoto, posizionati al limite di quello che non sappiamo, comincia a pescare, casomai qualcosa, e adesso, allora è il lato giusto dell'ignoto. Poi, non nella barca, non nelle cose che già sai, ma quanti di noi diventano specialisti? Lo specialista è uno che, come si suol dire, sa sempre, 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 sempre di più su
cose sempre, 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 sempre più legate. Insomma, sostanzialmente mettevamo dentro una barca e i pesci già ce l'hai. Se tu invece ti vuoi nuovi, le idee devono essere diverse, ti devi mettere fuori dal box. Ora quindi, attenzione, fuori dal box non c'è niente. Qualcuno di voi avrà sentito, ah, bisogna passare fuori dal box, ma lasciamo un salotto. Perché nel box c'è la nostra forma mentis, fuori non c'è niente, c'è un'altra forma mentis, c'è un altro box. Però è importante quello, cioè cambia le box, cambia le scatole. Allora mettersi con l'anno fuori dalla scatola usuale per metterla in qualcun altro, si chiama un vicinare d'altro, per esempio, andare a comunicare con l'altro qualcun altro che non avevi mai sentito. Non è che lui, lei non ce l'ha per la sua scatola, però è diversa, non è tua. Allora di nuovo confronto, parlare con persone che sempre di me, perché vieni qua, anche perché ci sono altre cose che chi te l'avrebbe detto, sono scatole che tu non avresti mai aperte. Poi mi sono usato per un problema, quello delle esche. Io magari le soluzioni non ce l'ho, ma se qualche buon problema non lo faccio dire, perché ci metto lì a far venire su pesciolini delle buone buon problemi, e allora qui il maker, o meglio quando un ragazzo dice, professore, io dovrei fare così, a lei piacciono i problemi, no, mi piace la soluzione, è ancora da dall'altra parte. Perché al nostro, al maker, piace pure, ci sta solo, se ricordi, c'è un che bello questo problema, ricco, succoso, grasso. E adesso come facciamo? C'è tanto modo di risolverlo. Allora il problema è bello, è una cosa che tu te la godi. Allora sì che è l'esca di metti lì, perché non è portato. Magari a bocca. Allora il genere si muove dei buoni problemi, lo vediamo che ci squazza dentro, ci stanno comodo, quello che è Newton, se no non è la prossima. E normalmente però i problemi grassi del genio sono quelli che non sono più. Quello che gli è venuto tanto a lui, a un certo punto dopo milioni di anni che cascava la neve, dice, perché casca la neve? Adesso lo so, non è vero, eh. Oh, non è che lo dico io di oggi, non è proprio vero, perché invece c'era lui che cascava via dalla storia, però si parla di questa idea che le neve sono sempre cadute, però ci vuole aiutare a pensare, ma perché casca la neve? La ricordazione. Ma non c'è una zappa, ma che fa? E pensa alle neve che casca. Allora, il genere poi è quello che vede in modo una soluzione a problema che gli altri abbiamo ignorato. E a po' qua, a po' su, a po' giù. È chiaro che qua la cosa funziona bene. Ricordate, il genere è quello che sta sul problema. Gli piace il problema. Cioè, adesso, a parte che questa è una presa in giro, sta in quelle proprie cose. Il finto fu, no, ma io non vorrei, non capisco niente, che stavo sul problema. Sì, però è l'ansia. Detto questo, è lui che stava sul problema. Gli piaceva. È una cosa importante capire tutti gli aspetti. Allora, per questo ce la chiamo la mano. Mi metto dal lato giusto dove posso pescare, la ce l'ho, si chiama buona idea. Ho visto cose che voi mani, cioè vedo un problema come qualcosa di nuovo, vedo delle cose nel mondo che sono delle soluzioni a problemi che altri non si sono ancora posti. Allora a questo punto diciamo che qua c'è una mappa, c'è speranza, sostegno, non dopo. Metto l'anno, peso, prima o poi qualcosa di. Su. Allora, poi per avere buone idee bisogna avere buon gusto per i problemi giusti. Questo è quello che noi insegniamo a Oxford. Cioè, tu, a uno studente di dottorato, devi insegnare per 3 anni a sviluppare il buon gusto per i problemi giusti. Se sei riuscito a fare questo, quello o quella, da quel giorno in poi sarà una ricercatrice, un ricercatore. Se non ha capito, non ha acquisito il buon gusto per i problemi giusti, non ci sarà niente da fare, sarà uno specialista, uno che fa sempre le stesse cose, ma non avanzerà mai la conoscenza, non andrà mai a pescare. Ci siamo quasi, eh? Un paio di minuti ancora, e vi chiudo qua. L'idea è che, allora, la cosa è abbastanza semplice. Le buone idee non ce le possiamo far vedere, non le possiamo evitare. Per farle evitare, per farle arrivare, bisogna essere componente andare a pescare. Per pescare ci vuole un problema giusto. Esercitare un po' di intelligenza per elaborare i giusti, nel senso di buon gusto. Per le questioni ricche è fondamentale. Allora, tutto questo come di media fè, che cosa c'entra? C'entra tantissimo perché è lì dove, senza un po' di finzione decidibile, non le ottieni. Ed è l'ultima analogia che voglio fare l'ultimo giorno della mia esposizione. A un certo punto, per avere le buone idee, bisogna collaborare con gli altri. L'abbiamo sentito oggi, no? In maniera molto diffusa e in maniera molto dettagliata. Non c'è modo senza collaborazione oggi. Di avere delle idee veramente ottime che possono fare la differenza per un mondo che ha bisogno tantissimo di buone idee. Le buone idee di oggi devono andare ovviamente nella direzione giusta. E questa direzione lo sappiamo qual è.
a favore dell'uomo, della donna, dell'umanità e a favore di questo pianeta. E allora la tecnologia, vista come una soluzione a un problema, non è qualcosa di più ed extra che facciamo noi, è la nostra natura, una delle tante, non è l'unica, ma quello che ci fa veramente esseri umani. La tecnologia per noi è qualcosa che ci rende un po' difficili, un po' differenti, un po' più amanti dei problemi di altre specie che abbiamo su questa terra. Grazie.